Ce lo stanno dicendo in tutti i modi. In Europa esiste un problema imminente per le banche. A breve ti dirò chi ha riportato queste parole su un grande giornale internazionale di finanza. A livello internazionale esiste un problema banche, e questo lo aggiungo io. Non penserete mica che tutto quello che sta accadendo non abbia delle ripercussioni sul sistema bancario. Quando parlo, come al solito, di sistema bancario, intendo sui vostri risparmi. È vero, l'Unione Europea, le banche centrali stanno provando in qualsiasi modo a salvare le banche, a salvare alcune banche che sono dei veri e propri zombie. E ad affermarlo non sono io, che le banche sono degli zombie, ma sono degli analisti che puoi andare a rivedere nei precedenti 2 o 3 video che ho fatto un paio di giorni fa. Ma basteranno gli interventi delle banche centrali per salvare il sistema bancario da tutto quello che sta accadendo? A breve ti dirò che cosa potrebbe accadere al sistema bancario nel breve medio termine. Ho detto breve, hai capito bene? Sì, breve, imminente. Ho detto anche potrebbe, quindi ho messo anche un condizionale, ma andiamo ad analizzarlo. Prima però fammi fare 2 premesse. L'ABI oggi ha dichiarato, l'Associazione Bancaria Italiana, che esistono dei rischi delle banche a causa delle insolvenze che potrebbero crescere sulle aziende italiane. La crisi che si è innescata negli ultimi mesi mette sotto l'occhio del ciclone il sistema bancario intero. Ma gli effetti sul sistema finanziario, sul sistema bancario ancora non si sono fatti vedere, non si sono manifestati concretamente. E quindi il timore da tutte le parti è che il peggio deve ancora arrivare. Considera che in questi momenti di crisi le banche sono uno snodo importante, lo è stato nel 2008, nella crisi finanziaria del 2008, lo sarà nel 2020. Le banche commerciali, quelle che abbiamo sotto casa, sono una cinghia di trasmissione tra lo Stato, le banche centrali e il settore produttivo, le aziende. Ma in sostanza, se qualcosa va storto al sistema produttivo che non paga le rate perché non riesce a lavorare, ti sto facendo un semplice esempio, quindi entra in una crisi d'impresa, vanno in crisi anche le banche. Inoltre, se va in crisi lo Stato, vanno in crisi anche le banche. Basta che vedi ieri cosa è accaduto allo spread italiano. Lo spread italiano sta per raggiungere i 300 punti base, che potrebbe non sostenere a lungo periodo questa situazione qua. Bene, cosa è accaduto alle banche che detengono titoli di Stato italiani nei loro bilanci? Guarda il grafico di Unicredit, ha raggiunto i minimi storici di tutti i tempi, ha rotto delle strutture di prezzo che, a cui non era mai arrivato. Questo per dirti come il sistema bancario è una cinghia di trasmissione tra le banche centrali, lo Stato e le aziende, e ogni qualvolta uno di questi tre attori si trova in difficoltà, va in difficoltà a sua volta anche la banca. Il grafico che ti ho appena fatto vedere di Unicredit potevi fartene vedere di tantissime altre banche, MPS, Deutsche Bank, tantissime banche. Quindi è un grafico che fa paura. Detto questo, non sto affermando che domani mattina Unicredit fallirà. Non sto affermando, perché sarebbe irresponsabile in questo momento gridare al rischio. Io, all'interno di questo canale, ti ho sempre detto che esistono in Italia 520 banche. Dove tengo i miei soldi? Perché una banca vale l'altra fino a prova contraria, a meno che non ci attacchiamo alla comodità di averla sotto casa. Quindi la cosa più importante è capire quali sono le tecniche, gli strumenti di analisi per poter individuare in una maniera semplice, senza diventare economisti o analisti, poter individuare qual è la banca più sicura dove avere i propri risparmi, gestire i propri investimenti, mettere i propri soldi in banca se si tratta di un'azienda o di una famiglia. E per non affrontare sempre le solite soluzioni all'interno di questo canale, ho creato degli ebook gratuiti che puoi scaricare su come scegliere una banca giusta, e oltretutto puoi trovare anche un ebook gratuito su come tutelare il tuo denaro e i tuoi immobili in questo momento storico in cui le ricadute della crisi economica possono essere infinite. Oltretutto, all'interno troverai dei video esclusivi che non troverai qui su YouTube, perché in questo momento su YouTube stiamo cercando di dare un quadro macroeconomico senza entrare nello specifico, mentre lì puoi avere dei video esclusivi su alcuni tipi di tematiche. Detto ciò, secondo le indiscrezioni del Financial Times, riportate poi dal Sole 24 Ore, la BCE avrebbe proposto alla Commissione europea la costituzione di una bad bank. Cos'è una bad bank? Una banca in cui
le altre banche possano mettere i debiti spazzatura, i crediti in sofferenza, i cosiddetti crediti incagliati, NPL, chiamiamoli come vogliamo. Okay? Quindi, siccome le banche hanno nel pacione della spazzatura, cioè mutui, fidi, linee di credito che non vengono ripagate da parte di aziende e famiglie, ne hanno tanti all'interno del loro pancione, li scaricano all'interno di una bad bank, di una banca spazzatura, okay? E se ne liberano dal loro bilancio. Ma la Commissione europea cosa ha fatto? Ha smentito che la BCE stia lavorando ad un piano. Quindi la prima cosa che è da sottolineare è che la smentita non arriva dalla BCE in relazione alla notizia riportata dal Financial Times, ma arriva dalla Commissione europea, numero uno. Due, il Financial Times non è un giornale qualsiasi, ragazzi. Il Financial Times è il giornale dei potentati finanziari degli Stati Uniti d'America, quindi non parla per sentito dire. E quindi la smentita di oggi, attenzione, perché nulla avviene per caso. Ieri la notizia sul Financial Times, oggi la smentita della Commissione. La smentita di oggi era una smentita dovuta, perché immaginate cosa potrebbe accadere alle banche europee qualora non dovesse arrivare una smentita su questa notizia qui. Cioè praticamente verrebbe applicato il principio del silenzio assenso. La Commissione non smentisce, la BCE non smentisce questa notizia, le banche europee sono in crisi, immaginatevi cosa potrebbe accadere sui mercati finanziari. Quindi il punto è che questa informazione che ti sto dando, senza entrare nello specifico delle singole banche che abbiamo analizzato nei vecchi video, e se è la prima volta che ti ritrovi all'interno di questo canale continueremo a farlo, iscriviti, ma insomma l'abbiamo analizzato per un anno a questa parte, è quello che devi capire che in questo momento l'Italia sta rischiando. E con sé stanno rischiando i cittadini, le famiglie, le aziende, quindi ci troveremo in un futuro in cui dove ti giri la puoi prendere in quel posto. E quindi ignorare i pericoli reali che ci vengono riportati oltretutto da grandi testate giornalistiche e finanziarie, che possono poi concretizzarsi o no, a noi poco ci interessa, non so se è chiaro il concetto, noi dobbiamo prevenire, punto e basta. Ignorarli è stupido perché stiamo all'interno di un momento in cui l'Italia è a rischio come sistema paese. L'Italia sta rischiando la patrimoniale, ce l'hanno detto, te l'ho detto in altri video all'interno di questo canale. Ci sono banche europee e internazionali che stanno rischiando. Sicuramente dopo la ripresa sarà fatta di accanimento, di vessazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle aziende italiane, perché da qualche parte sto debito pubblico, una volta che diventa una bomba da 150% in rapporto al PIL, dovranno incassare. E lo incasseranno dalle tasse delle famiglie e delle aziende, ovviamente dagli accertamenti, perché vanno a prendere i soldini laddove ci sono. Il rischio che ti ho riportato in altri video di fornitori e clienti, il sistema che è l'ingranaggio che si inceppa, questo è il grande rischio che stiamo correndo in questa crisi. Tutto questo in un contesto in cui i soldi non si stanno muovendo. E quando i soldi non si muovono, sai cosa vuol dire? Vuol dire che il denaro non ha valore. Il valore del denaro è dato dalla circolazione che questo ha all'interno di un circuito di fiducia dove le persone si scambiano soldi, prodotti, servizi. Il denaro prende valore quando si muove, se no altrimenti è come la dinamo, no? Nella bicicletta. Se tu ti muovi la dinamo si carica di energia, il denaro è la stessa cosa, se no non ha valore, anzi deprezza e svaluta. Ora, il problema delle banche è uno solo. Ti faccio un esempio. Avrai visto cosa è accaduto 2 giorni fa col prezzo del petrolio, no? Una cosa incredibile che non è mai successa nella storia della faccia della terra, ragazzi. Qui può succedere di tutto. Il prezzo del petrolio al barile è sceso sotto zero, cioè non so se è chiaro, non so, non ho nulla da aggiungere, è sceso sotto zero, basta. Ora, dietro a questo accadimento ci sono delle aziende, compagnie petrolifere. Dietro alle compagnie petrolifere ci sono società di trasporto. Dietro alle società di trasporto e alle compagnie petrolifere c'è un indotto di lavoratori, di aziende che lavorano, di famiglie che lavorano. Bene, queste grandi aziende chiudono, perché queste alcune chiuderanno e stanno già chiudendo. Cosa vuol dire? Che se hanno dei finanziamenti di linee di credito non pagheranno le loro banche. Considerate che in America il livello di indebitamento delle persone fisiche è circa il 70%, cioè il 70% delle persone fisiche in America vive di carte di credito, di finanziamenti, cioè non è come in Italia dove ancora siamo gli amanti del denaro fisico, del risparmio, grandi risparmiatori italiani, ecco perché siamo tra i grandi paesi del mondo, perché siamo dei grandi risparmiatori. No, in America se non hai da mangiare utilizzi le carte di credito, se non hai le carte di credito non le paghi, le banche vanno in crisi. Quindi
In questo contesto, per forza la Banca Centrale Europea si deve muovere. Allora tu mi dirai, ma si devono muovere anche le banche internazionali. Ma è diverso i sistemi di potere che hanno le banche centrali americane dai sistemi di potere che ha la BCE. Ok? In questo quadro è evidente a tutti che può succedere di tutto. Lo so che sto insistendo su sta frase in più di qualche video, però può succedere di tutto. È un modo di dire che ancora il bello e il brutto non l'abbiamo visto. Le conseguenze di questo lockdown, di questo stop illimitato, non le abbiamo viste. Ed io che sto qua per darti e farti delle analisi, portarti delle riflessioni su cui puoi essere d'accordo o meno, devo insistere su queste analisi. Devo concentrarmi nel darti quante più informazioni possibili in modo che dopo, in base alle tue esigenze personali, perché ognuno ha una situazione diversa dall'altra, un'azienda è diversa dall'altra, una famiglia è diversa dall'altra, una è più indebitata, una è meno indebitata. Una ha risparmiato di più, una ha risparmiato di meno. In base al tuo contesto puoi prendere e fare delle decisioni. In base alla tua situazione affronti il tuo problema. Una cosa è sicura, è uguale per tutti. Una volta che hai individuato cosa non va nell'organizzazione familiare o aziendale, non devi rimandare. Non devi rimandare. Nello scegliere le banche, se devi spostare dei soldi, fare delle valutazioni su una banca, su degli investimenti, una valutazione a livello societario, di organizzazione, su quello che può rischiare la tua azienda, lo devi fare. E questo è il momento in cui abbiamo più tempo per riflettere, pensare, vedere quali sono i rischi concreti, senza rimandare, affrontarli. Questo è il compito che io ho all'interno di questo canale, portarti informazioni e portarti nelle condizioni di capire il momento storico che stiamo vivendo e prendere poi tu di conseguenza le tue scelte. Come al solito, l'invito è quello di iscriverti a questo canale se è la prima volta che ti ritrovi qui. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!